siamo i Neri per caso e abbiamo cantato al Teatro Verdi di Pordenone al Polinote Music Festival. No, in generale noi che facciamo? Abbiamo studiato tutti quanti musica. Ciro ha studiato al conservatorio pianoforte, io un poco di chitarra classica e in generale un poco tutti quanti suoniamo strumenti e ci alleniamo. Come ci alleniamo? Facciamo un po' di riscaldamento vocale prima dell'esibizione. Adesso Daniele ci farà vedere. Per esempio, una cosa così, poi cantiamo un po'. Lo studio è importante comunque, lo studio è importante nel senso che in generale arricchisce lo studio, sia lo studio tecnico per quanto riguarda lo strumento, nel caso nostro la voce, e anche per quanto riguarda lo strumento come può essere il pianoforte o la chitarra, appunto, aiuta ad arricchire il proprio bagaglio di informazioni che poi tornano sempre utili. Quando si fanno gli arrangiamenti, diciamo, l'orchestrazione vocale, abbiamo più o meno dei ruoli e delle, diciamo, conoscendoci da una vita, come conosciamo anche i punti forti e anche quelli deboli da evitare, quindi ci sono dei ruoli fissi, ad esempio Mario è il basso, poi chi è più in gamba con, diciamo, la lead, la voce principale, quella che tiene la melodia, ce ne sono vari, quindi ognuno, cioè, si sfruttano le particolarità di ognuno di noi, quindi quando scrivo gli arrangiamenti tengo conto di questo. La formazione è cambiata? Il Red Cantian dei Neri per caso. Esattamente. L'anno prossimo festeggerò i 10 anni nei Neri per caso. Sì, perché quindi un terzo della carriera dei Neri per caso. Esattamente, esattamente. Nel lontano 2015 con NPC 2.0 sono nato io nei Neri per caso. Panico da preconcerto, poi una volta che saliamo sul palco sparisce tutto, però adesso stiamo facendo gli spiritosi, fra poco ci tocca, io sono nervosissimo, sto sudando più di quanto non dovrei, non per il caldo, proprio per la tensione. Il mondo quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento. No, anticamente facevamo la classica cosa che mettevamo le mani una sull'altra e facevamo in bocca al lupo, crepi, non ce la faremo mai, merda, adesso non lo facciamo più, non ci guardiamo nemmeno in faccia quando dai, sul palco. Non ci credo. Ragazzi, siete pronti? Andiamo.